Nobel per la chimica arriva a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia e incolla il DNA, l'acido disossiribonucleico, che permette e consente di riscrivere il codice della vita. Il Nobel per la chimica 2020 è stato diviso equamente tra la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer A. Doudna, per aver messo a punto le forbici genetiche che consentono di fatto di modificare il DNA e che fino adesso hanno aperto la via a diverse terapie un tempo rese impossibili. Emmanuelle compie studi presso l'Istituto Pasteur e attualmente lavora in Germania e Berlino, dove dirige il suo Max Planck, e l'altra invece lavora attualmente in America. Ciao Doriandro, narratore italiano.